al via la semplificazione delle norme regionali. Comuni, nuova fusione in Piemonte. Grattacielo della regione, chiarezza sui tempi. Il 26 e il 27 luglio il Consiglio regionale ha discusso e approvato la legge che semplifica e riordina le norme regionali. Nelle pause dei lavori, il 26 luglio, sono state ricevute le delegazioni degli infermieri pediatrici della Regina Margherita di Torino e degli ambulanti. Il 27, i dipendenti della Venaria Reale. L'Assemblea ha poi approvato la delibera che indice il referendum per la fusione dei comuni di Cassano Spinola e Gavazzana in provincia di Alessandria e ha effettuato alcune nomine di competenza, tra cui Compagnia di San Paolo. In chiusura della seduta del 27 luglio, il Consiglio ha approvato alcuni atti di indirizzo, tra cui uno per l'adozione di una disciplina nazionale sul biotestamento e ha svolto il dibattito sul Salone del Libro a seguito delle comunicazioni del Presidente della Giunta regionale, Sergio Chiamparino. In copertina! Il Consiglio regionale ha approvato il 27 luglio, dopo 4 sedute di aula, la legge che semplifica e riordina le norme regionali. L'articolato riguarda diverse materie: servizi sociali, trasporto e logistica, cultura e istruzione, turismo, sport, foreste e ambiente, sanità, personale regionale. Tra i punti nodali della legge, la rideterminazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti, su cui le opposizioni hanno presentato diversi emendamenti, le nuove procedure di autorizzazione ed accreditamento delle case di cura private e il mantenimento delle risorse previste per le imprese alluvionate nel 2000 a sostegno di Eurofidi e Confidi, consorsi di garanzia storicamente presenti e operanti sul territorio regionale. È un provvedimento che modifica molte leggi regionali in materia di turismo, ma anche di organizzazione sanitaria e di vigilanza sulle strutture sociosanitarie. Affrontiamo all'interno di questo provvedimento anche una norma che consente, almeno provvisoriamente, di dare una risposta alla crisi di Eurofidi. Quindi un provvedimento che ha un'importanza e una capacità di intervenire su situazioni emergenziali presenti all'interno della nostra regione. Il 210 è una delle leggi definite omnibus, cioè una di quelle leggi regionali con le quali si cambiano altre leggi. È una legge che non condividiamo, in particolar modo per un motivo fra i tanti, perché introduce una ecotassa regionale, triplica l'ecotassa regionale, per cui ci sarà un aumento consistente per tutti i cittadini piemontesi che dovranno conferire i loro rifiuti dal 1 gennaio del 2017. Quindi è l'ennesima tassa che la giunta di centro-sinistra inserisce ai cittadini piemontesi. In Piemonte si avvia l'iter per una nuova fusione di comuni. Il Consiglio regionale ha approvato il 27 luglio la proposta di deliberazione che indice il referendum per l'istituzione del comune di Cassano Spinola mediante fusione dei comuni di Cassano Spinola e di Gavazzana in provincia di Alessandria. Il referendum per i cittadini dei due comuni potrà avvenire tra il 1 ottobre e il 15 novembre. Nella pausa dei lavori dell'Aula sono state ricevute a Palazzo Lascaris 3 delegazioni. Il 26 luglio, in Sala Viglione, gli infermieri pediatrici dell'infantile Regina Margherita di Torino hanno consegnato una petizione per chiedere la tutela del loro ruolo professionale in continuità assistenziale, mentre in Sala Presidenti una delegazione di ambulanti ha chiesto un'ulteriore proroga fino al 2018 della sospensione della verifica annuale di regolarità delle aree pubbliche, VARA. Il 27 luglio, infine, sono stati ricevuti i lavoratori della Reggia di Venaria, da tempo in agitazione per il nuovo appalto dei servizi. Il vicepresidente della Giunta regionale ha svolto una informativa il 25 luglio alla prima commissione del Consiglio regionale sul grattacielo della Regione Piemonte. L'assessore ha annunciato che nei prossimi giorni si chiarirà se si potranno riprendere a breve i lavori del palazzo, per concluderlo entro un anno circa, o se occorrerà svolgere un'altra gara per far ripartire i lavori con l'allungamento dei tempi. In commissione abbiamo approfondito quello che è inutile nascondercelo, è un problema molto complesso. Quando una cooperativa va in liquidazione e mancano pochi punti percentuali di lavori per completare un'opera pubblica, la questione è molto delicata. In ogni caso la Giunta, il Vicepresidente in particolare e tutti gli uffici stanno lavorando alacremente per trovare la soluzione migliore, meno onerosa possibile, sia in termini di soldi, sia in termini di tempi, e confidiamo che si riesca, pur nella difficoltà del caso, a raggiungere il risultato. Sul Palazzo Unico della Regione chiediamo chiarezza alla Giunta regionale. A quanto monteranno i ritardi? A che punto sono?
le trattative per riprendere i lavori, quali saranno i costi ulteriori per i cittadini legati al ritardo e quali misure di tutela per i lavoratori della struttura Torre Regione.